Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Shaq, come potete vedere siamo su un nuovo gioco. È strano che mi si senta parlare, lo so, non ho un microfono ancora, però ho trovato la soluzione per questo. Siamo in questo video di Warframe, come avete visto. Questo è un gioco che non porto assolutamente da un bel po'. E come funziona? È praticamente, sapete, quel gioco che si chiama Destiny, per PS4. E invece c'è questo gioco per PC, anche per PS4, però anche per PC, soprattutto su PC, soltanto free to play, cioè non devi pagare niente per giocarci, per scaricare non c'è niente, nessun costo. Al contrario di Destiny, che bisogna sborsare una cifra. Io c'ho un amico che ci gioca e devi sborsare soldi per l'account del PS4 per giocare online. Poi dopo devi prendere il gioco, poi dopo devi prendere i DLC. Cioè, insomma, è un casino. Invece questo non paghi niente e ci puoi giocare benissimo. Va bene, sono qui per fare qualche missioncina. In pratica, in questo gioco ci sono questi di nemici, ci sono praticamente questi qua che adesso vi faccio vedere. E praticamente sono i nemici del gioco, dove dovrai andare in questi pianeti, certi di fantasia e certi realmente esistenti, tipo non credo che esista un pianeta nel sistema solare che si chiama Eris, quindi possiamo dedurre che non è di sicuro un pianeta che esiste. Invece certi, tipo come Marte, ci esistono. Va bene, vorrei fare una missione di assassinio su Marte, perché in questo gioco ci sono questo qui che vedete, è il mio personaggio. Si chiama Warframe, che è praticamente questo combattente. Ci sono un sacco di Warframe in questo gioco, e anche se c'è una parte che in pratica, cioè, sono piuttosto semplici da ottenere. Basta tipo in tutte queste missioni, no? In queste missioni di assassini, così ti daranno dei pezzi di Warframe e unendoli ne puoi fare uno. Dopo vi faccio vedere che ne sto già facendo uno io, e dovrebbe arrivarmi domani. Dovrebbe finire di costruirlo domani. E sì, più o meno tutti i Warframe ci impiegano 3 giorni Beh, quello lì che vedete che è appena spuntato è quello che dobbiamo assassinare. Così, questi qua sono i Grineer, che sono con la camo del deserto. Ovviamente siamo su Marte. Quale posto migliore per ambientare un gioco su Marte, cioè nel deserto, su Marte ovviamente. Poi dopo ci sono un sacco, tipo il Void, che è questo pianeta, se possiamo dire così. Pianeta attorniato è tipo, non lo so, sapete Halo? Ecco, più o meno quello. No, scusate, Spectre, adesso mi sono sbagliato, stavo pensando ad altro, stavo pensando un attimo alla missione. Comunque, là c'è il target, adesso lo dobbiamo raggiungere. In pratica, è questo pianeta attorniato da questa nube. È tipo il triangolo delle Bermuda, soltanto fatto a spazio. E lì si perdono tutte queste navi che dopo vengono tramutate e in Grineer. O almeno in Grineer potenziati. Perché questi qua non sono niente. Dopo ci sono questi tipo miniature raggi qui da fare, molto semplicemente. Poi io normalmente nelle missioni di assassinio cerco sempre di evitare, tipo, non gli, visto che ho tantissima vita io. Questi qua, ecco. Vi volevo parlare anche di questi qua, che in pratica, vedete che non c'è scritto sopra Grineer così del desertico, no? Sono praticamente degli Exynos. Gli Exynos hanno una possibilità su 100 di dropparti un pezzo di un Warframe. Io in certi
Molte volte non voglio proprio utilizzarli. Perché questo? Semplicemente perché se io dovessi fermarmi ogni volta sarebbe un pochino un casino, perché è veramente difficile che te ne droppi uno. E se mi voglio fare tipo un Warframe di quel tipo ci metterei mesi. E piuttosto mi vado a fare 5 missioni di assassinio per prendermi tipo, non so, un pezzo di Frost. Piuttosto che, ecco, quello lì è il nostro target. In pratica per battere questo qui basta soltanto, basta, cioè, poi se fosse semplice. In pratica bisogna colpirlo finché non si raffredderà, vedete che si è appena ghiacciato, e lì lo dovrei colpire, però ci vuole un bel po' perché sì, cioè, non ci sta praticamente niente ghiacciato. Basta un niente che dopo si... Vedete che c'ha questa, la vita, la sua vita è tipo grigia, ecco, quello vuol dire che non lo puoi distruggere finché tu non, o non gli colpisci il reattore che c'è dietro la schiena, se no continui fino all'interno, oppure continui finché la sua armatura non si distrugge. In pratica lui ti droppa dei pezzi di frost, praticamente questo coso che mi sto che mi voglio fare, questo warframe che mi voglio fare. Vedete che l'ho ghiacciato, ecco adesso gli abbiamo già distrutto l'armatura, ecco l'abbiamo fatto anche in poco tempo devo dire, però vedete ci si impiega molto per almeno metterlo in questa forma dove si può, è possibile diciamo, colpirlo. Ecco vabbè, è già sconfitto, abbiamo fatto relativamente poco tempo. Poi vabbè, all'inizio io ho ancora quello stagno, mi hanno dato all'inizio di Warframe perché, come ho detto, ci impiegano ben 3 giorni per sviluppare un altro Warframe. Quindi ci vuole un bel po' di tempo, contando che ci avrò messo quanto? 3 giorni anche soltanto per prendere i pezzi, più o meno siamo lì. Allora, beh, raggiungiamo il punto di estrazione e abbiamo già... Ah no, c'è ancora un punto di estrazione. Vabbè, comunque aspettiamo. Niente. Vabbè, aspettiamo. No, quello là non arriva. Ah, ecco, sta arrivando. Eccolo qui. No, ce l'ho già, questo pezzo ce l'ho già di Frost. Ecco, vedete qui, negli oggetti ricevuti, che mi ha dato un pezzo di Frost. Quello lì mi serve relativamente a poco, visto che ce l'ho già, ne ho tipo altri 5. Adesso vi faccio vedere questo. Ecco, questo qui, aspettate un attimo. Questo qui, Rhino, è quello che tra esattamente 18 ore, 4 minuti e 33 secondi finirà di essere costruito. Poi dopo, vedete che ce l'ho già, gli schemi di Frost, ne ho ben 6 e Frost Chassis ne ho ben 4. Quindi potete capire che ci ho messo un bel po'. E non mi droppa ancora l'unico pezzo che mi manca per poi dopo prendere il sistema al mercato e basta. Dopo almeno metterlo in funzione. Poi, diciamo che... No, annulliamo un attimo la missione. Voglio assassinare qualcun altro. Andiamo su Iliad. Attendiamo un attimo una squadra. Ci ho già trovato una partita che è appena iniziata. Quanto dura la registrazione? Ok, sì. Va buono. Comunque
Quanto ci mettono loro a caricare? Beh, tanto che aspettiamo. Vedete benissimo che di sicuro. Cosa ridi? Senti. Vabbè, fate finta di niente. Tanto dopo la ta. Lo sai che dopo tolgo questa parte? Va bene. Poi in pratica puoi anche personalizzare il tuo warframe. Anche solo un minimo, Però lo puoi personalizzare. Tipo, ci puoi mettere il mantello. Poi, ovviamente, le armi le puoi modificare. Ci metti un bel po' all'inizio. All'inizio, io circa. Per fino a Marte sono. Avevo già fatto tipo 4 pianeti. E completato la storia di Vor. E ho tipo. Avevo sempre le armi base. Poi dopo mi sono deciso a cambiarle. Ho deciso di farne delle altre perché veramente non ce la facevo più. Con l'MK1 Braton non ce la facevo più. Ma neanche. Essendo io un livello alto, più o meno alto, perché ci sono di sicuro dei livelli 90. Io sono a un livello 30 circa. Con questo warframe, perché ogni warframe ha un livello. Ecco, vabbè, sentiamo un attimo gli allarmi qui. Tac 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 tac. Perfetto. E purtroppo non ho un microfono, però posso utilizzare benissimo il telefono. Ecco, perfetto, mi hanno abbattuto. Adesso devo aspettare gli altri. No, non arrivano gli altri. Ci siamo, vedi? Tanto da ferito non ti possono uccidere in pratica. Ecco, ho fatto bene ad aspettare un alleato. Ecco, questo qui è tipo Frost Prime, vedete? Quello che mi voglio fare. Non il Prime, ma è Frost, normale, me lo voglio fare. Questo qui non mi ricordo perché ce ne sono veramente tanti di Warframe, da ricordarseli tutti è praticamente impossibile. Looks like heavy activity ahead. Questo qui non lo so che cosa sia, sinceramente. Ecco, quelle telecamerine lì praticamente servono per attivare gli allarmi, se è necessario. Perfetto. Adesso devo di nuovo apparare tutto. Purtroppo le missioni, no? Le missioni normali sono piuttosto noiose se non fai tipo una storia. Io in questo momento sto facendo un'altra storia. Ho appena completato tipo due storie. Me ne mancano tantissime ancora, però adesso ne sto facendo una che ci impiego un bel po' di tempo. Come minimo una giornata così, impegnata con anche la scuola ovviamente, contando anche l'impegno della scuola, un giornetto barra 2. Poi questa è cosa vuoi, perfetto. Adesso rimettiamo tutto a posto. Doors are locked. Time to break in. Come si fa qui? Ah, ma così, ah. Scherzavo, adesso. Vabbè, questo me l'ho messo uno più semplice adesso. Va bene. Ok, dov'è l'obiettivo esplosivo assassino? Perché io non l'ho ancora capito. Anche se ho già fatto questa missione non me lo ricordo. Mi Override ricordo che era complete. stata Move semplicissima Iliad da on. fare, Alarms però have been vabbè. reset. Va bene. Beh, dopo ci sono questi qua che si chiamano Moa. Eccolo. No, intanto distruggiamo questo qui. Ecco, adesso intanto. Ok, trasporto, vero. Dove è andato? Si può mai sapere dove è andato? No. Dov'è? Ah, ok, è lì, non l'avevo visto. Oddio, mi vedo tutti e due. Così poco? Non me lo ricordavo più forte, vabbè.
Vabbè, ha già ucciso, dai. Ecco, questo qui non mi ricordo che parte di Warframe ti dovrebbe dare. Però adesso guardo. Intanto. Ok. Ecco qui, qui c'è il punto di estrazione. Adesso aspettiamo gli altri. Ok. Boh, a quanto ci mettono sti qua? Ma dov'è l'altro? Ah, è ancora là. Sono 15 minuti. Perfetto. Ah, ti dà le parti di Meg. Vabbè, a me non è mai piaciuto quell'operatore. Warframe, come lo volete chiamare. A me non è mai piaciuto, sinceramente. Al massimo per una sua abilità, però non mi è mai piaciuto così tanto. Preferisco di gran lunga Rhino Frost piuttosto che quello. Va bene. Beh, vorrei fare un'ultima missione così. Su nella fossa. Anzi, no. Vabbè, sì, dai, soltanto per farvi vedere più o meno così com'è il boss, che sinceramente è quello migliore di tutti, dopo l'Ex Krill. Oh, ecco, mi hanno kickato, perfetto. Vabbè, allora rifacciamo War. Avviata la missione. Siamo in... Ah, è già iniziata? Ok, mi sono intrufolato in una missione già iniziata. Siamo in 3, beh dai, ce la possiamo fare, a meno che uno non sappia giocare. Però vabbè.